Il meglio degli eventi sportivi. Grande risultato a livello di partecipazione, splendido colpo d'occhio sia in partenza che all'arrivo per il Trial del Montesoglio che sabato 28 maggio ha richiamato circa un migliaio di appassionati della corsa che dopo 2 anni di attesa sono tornati a sfidare il tracciato Alto Canavesano, mutato nel suo percorso rispetto al passato ma sempre affascinante e duro. Partendo dal Girlung, quello che ha visto gli atleti al via confrontarsi con ben 73 km e 4200 metri di dislivello, il podio alto se lo sono divisi due fantastici corridori, ovvero Franco Collet e Matteo Anselmi, che sono arrivati uno di fianco all'altro dopo 8 ore 40 minuti e 33 secondi. Oltre al successo finale hanno anche condiviso il titolo tricolore di specialità, dato che quest'anno la competizione, targata a Montesoglio, assegnava la medaglia d'oro nazionale di trail. Restando sempre la gara sulla distanza maggiore, terza posizione per Daniele Calandri, quarta invece per il valchiusellese Alfonso Bracco, mentre al quinto posto si è piazzato Michael Poli. A livello donna invece, grandissimo risultato di Giulia Saggin, la quale con il crono di 10 ore 8 minuti e 3 secondi si è imposta chiudendo nella classifica generale con il 9° posto assoluto. La seconda piazza femminile è andata a Laura Barale, mentre la terza è stata occupata da Chiara Bertino, che hanno concluso con un tempo di poco superiore alle 10 ore e 40 minuti di corsa. Invece nella corsa che ha impegnato i partenti sui 38 km con dislivello di 2300 metri, un Lorenzo Facelli in grande spolvero ha migliorato il record sulla distanza, imponendosi in 3 ore 50 minuti e 24 secondi, avendo la meglio nei confronti di Stefano Comollo, arrivatogli alle spalle staccato di 3 minuti, e di Franco Chiesa, il quale invece ha chiuso 8 minuti dal trionfatore di giornata. Bravissima nella prova al femminile Marina Cugnetto, a sua volta giunta all'arrivo con un ottimo tempo, 4 ore 13 minuti e 30 secondi, che le ha permesso di piazzarsi al 7° posto della graduatoria assoluta. Alle sue spalle Irene Saggin, giunta a 14 minuti, mentre il podio è stato completato in questo caso da Valeria Marasco, che ha accumulato un ritardo dalla prima piazza di 35 minuti. Concludiamo con il Gil Boulay, partito nel pomeriggio di sabato, che ha visto anche in questo caso tantissimi partenti. Ad alzare le braccia al cielo è stato a livello maschile Andrea Negro, bravo a completare i 16 km previsti in 1 ora 15 minuti e 14 secondi. Seconda posizione per Luca Iannuzzo, mentre Emanuele Falla si è preso la terza. Anche in questo caso donna in evidenza nella classifica generale, con Luisa Rocchia che si è aggiudicata la vittoria arrivando sesta in 1 ora 26 minuti e 1 secondo, medaglia d'argento per Sonia Meleca, mentre Giuseppina Mattone ha conquistato il 3° posto.
Il meglio degli eventi sportivi.